E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Visto che lo scorso video è andato molto bene e sapevo che tanto le mod sono sempre un argomento caldo che piacciono a tutti, ho deciso di portarne un altro, però diciamo l'esatto opposto di quello scorso. Perché le mod che vi ho fatto vedere l'altra volta erano facilmente farmabili ma molto difficilmente ottenibili. Invece quelle che vi faccio vedere oggi sono molto più facilmente ottenibili. Quindi sono molto adatte per magari chi ha iniziato da poco o magari no, ma che non ha queste mount dentro la propria collezione. La prima mount che vi faccio vedere, anzi le prime mount che vi faccio vedere, si trovano proprio a Orgrimmar o a Stormwind o comunque in qualsiasi capitale, perché ci serve il vendor di Cilda, mercante di Cilda, che a Orgrimmar si trova qua. Vi lascio un mini filmatino di dove si trova magari a Stormwind. Va detto che per queste mount è necessario avere una reputazione osannata, quindi exalted con la vostra cilda, ma ad oggi è molto facile perché ci sono talmente tante quest, talmente tante cose che vi basta livellare praticamente con una cilda e vi ritroverete osannati. Ci sono ben tre mount che possiamo acquistare da questo mercante. Uno è, parlo per l'orda, l'Annihilator, io me lo ricordo in inglese, che è questa qua. Praticamente è un mega scorpione gigantesco, molto figo secondo me. E questo vale solo per l'orda, mentre abbiamo una mount in comune, che è questa che ho adesso, che è la Fenice Oscura o Dark Phoenix, sì. Che questa è universale, quindi sia orda che alli. Molto figa anche questa. L'ultima è questo cinghiale da guerra dell'acciaio nero. Molto ignorante. A me personalmente non fa impazzire, perché è abbastanza semplice come mount, però è, diciamo che ha il suo perché. Comunque sono ben tre mount che potete prendere. Facendovi vedere al volo se riesco, non so nemmeno che reputazione ho su questo account. Beh sì, ci ho sannato anche qua, incredibile, tutte cose che io non sapevo. Praticamente la differenza con l'alli è che c'è questo leone praticamente fichissimo, secondo me una delle mount più belle. E questo anche può essere acquistato tranquillamente con 1500 gold, che sono un cazzo, anzi me lo prendo subito, va, che nemmeno ce l'avevo questo champion. Veramente molto bello. Ok, adesso passiamo a ben 5 mount che possono essere acquistate con i punti più pili, le medaglie di onore, che sarebbero queste qua, contrassegno onore. Sono molto facili da ottenere se vi mettete un attimo lì a farmare un po' di BG, ma non ne servono nemmeno così tanti. Il vendor per l'Ali si trova qua, esattamente a Città Vecchia, Old Town, qua dove ci sono i dummi, insomma è un posto abbastanza trafficato. E dobbiamo parlare con questa pollastra qui, Tenente Carter. Abbiamo 5 mount possibili da scegliere. Sono vecchio stampo, nel senso non hanno skin troppo elaborate e cazzi vari, ma sono sempre comunque mount. Adesso tranne questa rimane un cavallo molto semplice, però comunque avere un Elec piuttosto che una guerra, a me personalmente questa dire, io ci sono molto affezionato, è proprio un pezzo di storia bellissima. Sono ben 5 mount che potete scegliere di acquistare senza troppe segmentali e troppe farm complicate. Mentre per quanto riguarda la torda, sempre Orgrimmar, qua vicino all'ambasciata di Orgrimmar abbiamo questi due mercanti. Questo qua, sinceramente, io non so come si ottengono queste, necessitano di queste selle malvagie, ma non ho mai indagato più di tanto su queste robe. Devo dire che le skin sono molto più belle, ma penso che siano abbastanza complicate da ottenere. E non è questo il video, questo è il video delle mount easy da prendere. Uguale, stesso principio, abbiamo sempre 5 mount, quindi Kodo, un lupacchiotto, raptor, un cavallino e un piccione. Se devo dire la mia, le mount dell'Alli sono più belle. Prossime due mount, dobbiamo semplicemente possedere un'asta, quindi è una cosa che ci si trova ovunque. Dobbiamo cercare il buon Garn, che sarebbe questa mount qua, che costa 5000 gold, però occasionalmente dovrebbe anche abbassarsi. Secondo me è un lupo veramente bello, veramente figo. Comunque ve lo consiglio, alla fine 5000 gold non sono tanti in un personaggio che c'ha un po' di passato, insomma. Quindi ve lo consiglio tantissimo, perché questo è veramente a zero impegno, dovete solo averci un po' di soldi, ma vabbè dai, 5000 gold è cazzo. La seconda mount che vi consiglio di prendere all'astra si chiama Proto... questo qua, Protogron Spezzabracieri, costa un pelo di più, qua sta
in questo momento a 6500 gold. È abbastanza ignorante, eh? È abbastanza ignorante con mod. E credo sia anche di dimensioni grosse, cioè abbastanza grossa sta cosa. Devo dire che se dovessi prenderla, io non la prenderei perché a me non piace. Però ho visto tantissime persone che ce l'hanno e sfrecciano con questo coso, questo orco gigantesco, non so che cazzo è, tipo. Sono tutte e due monde che costano abbastanza poco, perché dai, 5000 gold e 6500, alla fine i soldi si farmano abbastanza facilmente. Sto dicendo un po' troppe volte la parola abbastanza, però cercherò di dirla meno. Sempre per le mount acquistabili con i soldi, ci siamo spostati a Dalaran, quindi dobbiamo trovare questo mercante qua, May Francis, che si trova in questo punto specifico di Dalaran. È indifferente se è Dalaran vecchia o Dalaran nuova, io sono in Dalaran nuova, Dalaran di Legion. Quindi parliamo con questa polla, abbiamo tre mount di costo progressivo, nel senso che una costa 712 gold, che è un cazzo, è questo orso che mi ricordo a Lich King la usavano tutti, che comunque è sempre un orso, quindi ha il suo fascino, il suo perché. Passiamo a quasi 10.000 gold, è un mammut. I mammut pure a me piacciono un botto, quindi per chi magari ha tanti soldi e poche mount, questo video è perfetto. L'ultimo diventa molto molto costoso perché abbiamo 19.000 gold di spesa, ma questa mount è particolare perché possiamo metterci dei mercanti, infatti viene usata come mount per i repair, per i drasmog. Credo che due mercanti possiamo mettere, uno a destra e uno a sinistra, sì. Quindi 19.000 gold, per carità, sono parecchi, ma è sempre un investimento che può farmi assolutamente comodo a voi e per la vostra gilda, che magari non vi fa stonare, non vi fa perdere tempo con i repair, magari dovete andare su una capitale, un vendor e cazzi vari, vi vocate la vostra mount. E fine della pacchia. Per le ultime due mount che vi farò vedere, dobbiamo andare alla vecchia Dalaran o comunque andare alle Northrend e recarci qua a Dracombra, che io non ricordo effettivamente la traduzione in inglese. Devo rimettere assolutamente il gioco in inglese, madonna, perché in italiano mi ricordo un cazzo, ormai sono abituato con tutti i nomini in inglese e mi perdo. Comunque dobbiamo andare laggiù su quella torretta perché c'è un instance, anzi un raid, che ci interessa particolarmente per queste due mount che si possono prendere con molta facilità. Il raid che andiamo a fare è il santuario di ossidiana, quindi dobbiamo uccidere questo drago Sartarion. E a seconda della difficoltà che andremo a utilizzare, quindi o normale o eroica, andrà a doppare una mount o l'altra. Anzi, non, in realtà non è eroica, è normale, è da 10 o da 25. Quindi da 10 ci andrà a droppare questo, il drago nero, che io ho da tantissimo tempo, che comunque è sempre un drago e i draghi sono sempre fighi, cazzo. Mentre nella versione da 25 ci dropperà questo, che è il Twilight Drake, se sbaglio, non si chiama, non lo so, qualcosa del genere, che è molto più figo secondo me. Ma, molto importante ragazzi, molto molto importante, non dovrete killare nessun trash mob. Comunque l'entrata di Sartarion è questa qua, raga, questa. Cioè si vede, dai, cazzo, due draghi all'ingresso, figa. Quindi noi mettiamo la difficoltà delle incursioni a normale, 10 giocatori, e entriamo. Come potete vedere, eccolo là in mezzo, Sartarion. Noi andiamo dritti, dritti, mi raccomando, non dovete killare niente qui intorno. Vi verranno tutti addosso, ma non sarà un problema perché li one-shotterete se sarete a un livello decente, perché sul raid vecchio è livello 80. Penso che, appunto, lo one-shot. Adesso parla un po', ucciso. Oddio, tutti questi mi vengono addosso lo stesso. Vabbè, sti cazzi. Vabbè, ammazziamo adesso tutto il mondo qui. Madonna mia. Il delirio, paura e delirio. Ma non sono nemmeno così tanti. Ok, è stato facile. Devo trovare la... ok, eccola qua. E come potete vedere, eccolo qua, Redi del Drago Nero. Questo è al 100% di drop rate, raga, quindi non potete assolutamente failarlo. Io vabbè, già ce l'avevo, quindi posso anche togliere la cazzo. C'ho le bag piene di schifo. Ora, senza che vi sto a far rivedere la stessa instance cambiando semplicemente la difficoltà, è identico. Ovviamente non potete farmarlo con lo stesso champion cambiando semplicemente la difficoltà, perché il raid è lo stesso, quindi non mi si resetta instant. Quindi ho cambiato champion o aspettate una settimana. No champion, vabbè, personaggio, insomma, avete capito, dai. Io ragazzi spero che questo video vi sia stato molto utile, in quanto sono mount che non necessitano farm se non robette. Ci sono delle mount che ovviamente costano dei soldi, ma
spero che comunque per Shadowlands vi siate preparati a livello di gold, quindi spendere 5-6 mila gold, dai, 19 mila gold, se magari siete persone che fanno raid molto spesso, vi fa comodo, le Mythic Plus, una mod per esempio riparare è molto molto comodo, ve l'assicuro. Quindi raga, io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti, vedo che tantissime persone visualizzano e non sono iscritte, mi raccomando, sostenetemi. Ma lo state già facendo, quindi grazie mille e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.